Quando per il nostro progetto decidiamo di utilizzare un filato o sottile, però per alcuni punti abbiamo bisogno di creare più spessore, ci possiamo avvalere della tecnica del marlaille. Si mette doppio il filato da utilizzare. Io mi avvalgo sempre di questi guidafilo perché mi ci trovo molto comoda. Lavoro adesso alcuni punti a filo singolo. Prendo una volta il filo agganciato sopra e uno invece agganciato sotto. In questo modo io mi porto avanti con entrambi i fili senza nessuna difficoltà e non li ho penzoloni dietro. Adesso io qui devo creare un punto più corposo. E allora inserisco il mio ferro e prendo entrambi i fili. Qui io devo fare una nocciolina, per cui lavoro tutte le maglie necessarie per la mia nocciolina con entrambi i fili. E la nocciolina è terminata. Adesso subito accanto ne faccio una ad un filo solo, proprio per farvi vedere la differenza. Faccio esattamente tutti i passaggi come ho fatto nella nocciolina precedente. Ecco qui le due noccioline. Penso che la differenza sia piuttosto evidente.
questo modo noi ci possiamo avvalere della leggerezza di un filato sottile per la lavorazione del progetto in sé, poi evidenziare, facendo appunto, sfruttando la tecnica del marlile, alcuni punti dandogli maggiore spessore.